Benvenuti e bentornati, cari legionari, dal vostro amichevole Gamo di Quartiere in questo nuovo episodio dei Commenti Brutti a Inazuma Eleven. Nello scorso episodio, la Raymon ha affrontato la leggendaria Inazuma, imparando anche una nuova tecnica, le ali di fuoco. Prima di scoprire come continua, vi ricordo che se la serie è di vostro gradimento e volete supportarla, commentate, condividete, lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella degli avvisi per non perdere mai nessun nuovo video. Inoltre, da oggi è possibile abbonarsi al canale a solamente 1 euro, con il quale potete vedere i video in anteprima e supportarci. E adesso, vai con la sigla! La scelta di Nathan. Avendo appreso una nuova tecnica, Axel e Nathan si stanno allenando per perfezionarla, accompagnati dai commenti di Mark, la cui unica utilità è rimanere fermo lì a guardare e commentare gli altri. Migliorate di giorno in giorno, ragazzi! Alla grande, ragazzi! Ragazzi! Allora, Jim, che te ne pare? Ottimo lavoro! Il merito è anche tuo, Jim! Grazie! Ma come hanno sentito se Jim si trova a 1 chilometro di distanza? Hai visto che colpo strabiliante che hanno imparato? Proprio così strabiliante, lo vorrei tanto imparare anch'io un giorno o l'altro. Forse così vi rendereste finalmente utili a qualcosa. Di un po', quel signore chi è? Io comunque mi sento come Bobby, che nonostante abbia già visto 20 volte questo uomo, ancora non ha capito chi sia. Che ci fa qui il direttore? Ci sono! Anche il direttore è un veterano della mitica Inazuma Eleven? Sì, esatto, Mark. Anche il signore che sta levando le scale al quarto piano fa parte dell'Inazuma. Devi sapere che mio padre, oltre a essere a capo della squadra di calcio della nostra scuola, è anche un dirigente del comitato organizzatore del Football Frontier. Oh? Ed è legale questa cosa? Non so, la sua squadra non potrebbe avere delle raccomandazioni? Mia figlia mi ha detto che un veterano della leggendaria Inazuma sarebbe diventato l'allenatore della squadra. Oh, lei è troppo gentile. No, davvero, la ringrazio molto per essere tornato ad aiutarci. Beh, non è ancora il momento di cominciare a farci i pompi a vicenda. Ragazzi, questo posto ha fatto il suo tempo. Mia figlia mi ha detto che è tutto piuttosto vecchio. Praticamente il lavoro lo fa Nelly e non lui. È lo stesso posto che utilizzavamo noi tanto tempo fa. Davvero, non lo sapevo. Lo so, non lo sapessi, ma lo so. Ah, quindi anche 40 anni fa il club di calcio stava nello sgabuzzino, nonostante fossero la leggendaria Inazuma. E la scuola non ha mai fatto nulla per ristrutturarlo. Tutto normalissimo. Vedete, queste scritte sono di allora. Sono letteralmente 2 metri quadrati di stanza e nessuno di voi aveva davvero notato quelle scritte sui muri. Non le avevo mai notate. Neanch'io. E pensare che è un po' che utilizziamo questo posto. Almeno qualcun altro si meraviglia oltre a me. Tutto quello che era della leggendaria Inazuma Eleven è in questo posto. Mi sembra quasi di sentire la grinta e il sudore dei suoi giocatori. Immagino non sia un bel ricordo il loro sudore. Anche se a prima vista non sembra, sono un appassionato di calcio da tanti anni. Ok, miglior scena dell'episodio. Nonostante questo spogliatoio sia carico di ricordi, non ha molto senso rimanere ancorati al passato. Ma in che senso spogliatoio? Il direttore propone di dare un nuovo spogliatoio alla squadra, ma Mark rifiuta. Questo spogliatoio rappresenta la storia della Raymon Eleven. Questo spogliatoio è il nostro tesoro più importante. Resta il fatto che 2 lavori di ristrutturazione potrebbero farli. Tutta la scuola sostiene la squadra di calcio e in quel momento passa la squadra di atletica, in cui Nathan riconosce un suo compagno. Però scusatemi un attimo, spiegatemi da dove è uscito un giapponese con pelle scura, occhi verdi e capelli biondi e fluenti. La squadra di atletica si complimenta con Nathan, ma il modo in cui gli fanno i complimenti... Ed è anche merito tuo se siete arrivati così in alto. E poi gli chiedono quando torni a correre con noi... Quando tornerai a correre con noi, Nathan? Mi fa sembrare tutta la situazione un'enorme presa per il culo verso Nathan. Su, ragazzi, adesso calmatevi. Che ti prende, Miles? Parli come se fossi il suo manager personale. Ma completamente a caso, non ha detto nulla, ha confuso i suoi stessi compagni. Non capisco. Che fine ha fatto Nathan? Todd si offre per andare a cercare Nathan, perché tanto, se si allena o meno, non fa alcuna differenza. Era Todd quello? Come si chiamava? Non mi ricordo. Intanto, Nathan sta correndo con i suoi vecchi compagni, stracciandoli. Uno che fa atletica leggera non può correre più lento di uno che gioca a calcio. In teoria dovrebbe essere così. In teoria sì, ma visto che comunque loro corrono dalla mattina alla sera dietro a una palla... Ecco, a dire la verità, da quando Nathan non si allena più con noi temevo che si fosse dimenticato come si corre. È più emozionante di quella volta che avevo dimenticato come ci si siede. No, semmai il suo problema è che va fuori forma molto facilmente.
Avete battuto delle squadre fortissime. E questo anche grazie alla tua velocità e al tuo stato di forma. Vi giuro che questi tizi mi stanno inquietando tantissimo. Passano da dei complimenti a delle velate frecciatine passivo-aggressive. Cioè, da psicopatici. Nathan torna ad allenarsi. E ovviamente, come un bravo compagno e amico di squadra, racconta tutto a Mark e Lad. No, ovviamente non ha detto nulla a nessuno. Di cosa stavi parlando prima con quei ragazzi? Niente di importante. Sarebbe una cosa troppo intelligente da fare. Ovviamente, turbato dalla situazione, Nathan non riesce più a concentrarsi sul colpo. Nathan non sbaglia mai questo colpo. Quei ragazzi ti hanno chiesto di tornare a correre con loro, non è vero? Marò, Axel, grazie che tu usi neuroni a differenza degli altri. Che cazzo ridi? Per quanto riguarda i dati sulla vecchia Inazuma Eleven, era stato Dark a cancellarli. I dati online ha senso che siano stati cancellati, ma riviste, servizi TV, giornali, come avrebbe fatto a cancellarli? È stato anche lui un membro della Inazuma Eleven. Cosa? Ma questo è davvero un colpo di scena! Il barbo... scusate. L'investigatore spiega che Dark è chiaramente un grande appassionato di calcio, ma quando ne parla ha qualcosa di oscuro. Basterebbe accendere la luce nella stanza. Nathan incontra casualmente un pallone di calcio e ci inizia a giocare, quando viene interrotto dal suo amico. Chiaramente un demone che persegue Nathan! Lo segue continuamente! Tu eri lì solo per dare una mano. Ormai hanno abbastanza giocatori in squadra. In realtà hanno a stento 11 persone. Comunque, possiamo riassumere tutto il loro dialogo in questo modo. Dai, Nathan, ti prego, torna nella squadra di atletica. No! A quanto pare non ti importa molto dell'atletica. Non vi mentirò, è che non me frega un cazzo. Scusa, ora devo andare. Ciao. Un'intera città, ma tutti vanno sempre nello stesso campo, in riva al fiume. Quel ragazzo si chiama Miles e da grande diventerà un grande corridore. Per adesso è solo un grandissimo scassacazzo. Ed inizia un altro dialogo con Mark che possiamo sintetizzare in questo modo. Quindi tornerai nella squadra di atletica? No! Ve lo immaginate? Se Nathan se ne va non potremo più realizzare lo schema lì di fuoco. Lui è il più veloce di tutti. Potreste imparare a correre anche voi, Jack. I ragazzi palesemente preoccupati perché casa di Mark si è allagata evidentemente. Vorrei tanto sapere che cosa deciderà Nathan. Non preoccuparti, è una faccenda sua. In realtà non è solo sua, visto che si tratta dell'intera squadra. Va tutto bene? Chiaramente, questa è la reazione che si ha quando stai estremamente bene. I ragazzi si dirigono in ospedale e scoprono che il padre di Nelly si trova ricoverato. Si può sapere cosa è successo? Ha avuto un incidente. Vi prego, basta! È una maledizione! Cioè, ogni personaggio in questo anime ha dei problemi con gli incidenti. Vi prego, bandite le auto, le autovetture, le locomotive, qualsiasi mezzo, anche le biciclette! Qualsiasi mezzo locomotivo! Cioè, è assurdo, ormai capita così spesso che è una barzelletta! Cioè, la signora che sta spazzando lì fuori verrà investita da una macchina, sicuramente. Non appena ho saputo dell'incidente mi sono precipitato qui da voi perché sono molto preoccupato. Secondo me non è stato casuale. Direi che ci sono troppe coincidenze. Arriva il giorno della prima partita del Football Frontier e nello stadio fanno la loro entrata tutte le squadre che parteciperanno. Ascolta Jack, se devi andare in bagno vacci adesso. Ok Mark, mi hai fatto ridere, lo ammetto. Tra le squadre che vedete ora in campo c'è la futura vincitrice del Football Frontier. Cioè, tre squadre. E dove sono le altre? E quindi, chi saranno le prime squadre ad affrontarsi? Lo scopriremo insieme nel prossimo episodio! Per sapere come continua la storia, rimanete con noi. Ma se volete altri contenuti della Legione Leonina, fate un salto sul nostro server Discord, dove trovate ogni tipo di informazione e tanti altri contenuti extra. Abbiamo anche un canale Twitch dove portiamo gameplay di giochi che gli sviluppatori ci mandano in anteprima. E se volete comprare giochi a prezzo scontato, potete usare il nostro link di affiliazione K4G e con il codice Legio avrete un ulteriore sconto del 10%. Vuoi essere un vero legionario? Allora corri sullo spaccio della Legione, il nostro sito dove puoi trovare magliette, felpe, tazze e tanto altro targato Legione Leonina. Link in descrizione. E ovviamente non possono mancare i ringraziamenti a tutti coloro che ci supportano, abbonandosi qui su YouTube e su Twitch. E in particolare un ringraziamento speciale ai nostri abbonati di livello 2, Giovanni Santoro e ZKate04. Grazie Wayu, il video si conclude qui. Gamu, out!